Questo è un esercizio che riguarda i principi di conservazione dell'energia e il teorema dell'energia cinetica. Abbiamo un blocco di massa m, come vedete qui in figura sulla destra, che ha una certa velocità iniziale e che scivola su un piano per un tratto di lunghezza d. Il contatto tra il blocco e il piano è caratterizzato da un coefficiente di attrito dinamico pari a mu. Al termine del tratto di lunghezza d, il blocco entra a contatto con l'estremità libera di una molla ideale di costante elastica K, inizialmente a riposo. Nella regione della guida, al di sotto della molla, l'attrito tra il blocco e il piano è trascurabile. Rispondiamo alla prima domanda che ci chiede di determinare la velocità iniziale minima V con 0 min che il blocco deve avere per giungere a contatto con l'estremità della molla. Noi sappiamo che mentre la massa si muoverà lungo il tratto D, scorrendo sulla superficie orizzontale, sarà soggetta a una forza di attrito in questa direzione e in questo verso. Questa dunque è la forza di attrito che agirà sulla nostra massa. Dal teorema dell'energia cinetica sappiamo inoltre che il lavoro fatto dalla forza di attrito lungo lo spostamento della massa m sarà uguale alla variazione dell'energia cinetica della massa stessa, cioè energia cinetica finale meno energia cinetica iniziale. Il lavoro fatto dalla forza di attrito, o comunque il lavoro fatto da una generica forza che agisce lungo un tratto x su un certo corpo, è l'integrale, quindi la somma nel continuo, del lavoro infinitesimo fatto lungo il tratto da x, che si calcola attraverso il prodotto scalare forza applicata sul corpo, scalare spostamento dx, un prodotto tra due vettori. Ovviamente questo è un integrale definito dalla posizione di partenza del moto del nostro corpo, 0, alla posizione generica x. Ebbene, quindi il teorema delle forze dell'energia cinetica ci dice che questo lavoro fatto lungo il tratto che va da 0 a x della forza attrito sarà uguale all'energia cinetica finale meno l'energia cinetica iniziale, ovvero la variazione di energia cinetica. Nel nostro caso la forza è orientata in questa maniera e lo spostamento infinitesimo del corpo è orientato in quest'altra maniera. L'angolo formato tra questi due vettori è quindi un angolo di 180 gradi di φ radianti. Visto che il prodotto scalare tra i due vettori è il modulo del primo vettore per il modulo del secondo vettore per il coseno dell'angolo compreso, e visto che il coseno di pi greca è meno 1, qui avremo un integrale da 0 a x di meno f dx, che sarà uguale alla variazione di energia cinetica. Altrimenti detto, il lavoro fatto dalla forza di attrito sarà un lavoro negativo e quindi anche la variazione di energia cinetica, che è uguagliata a questo lavoro negativo, sarà negativa. Quindi il lavoro fatto dalla forza di attrito è un lavoro che va a diminuire l'energia cinetica del corpo. Essendo la forza di attrito una forza costante che agisce sempre con lo stesso modulo direzione verso lungo tutto il tratto di scivolamento della massa m sul piano orizzontale, la forza F può essere portata fuori da integrale e quindi quello che risulta è che avremo un meno F che moltiplica la somma degli spostamenti infinitesimi, quindi l'integrale da 0 a x di dx, ma l'integrale da 0 a x in dx è la lunghezza del tratto lungo cui si sposta il nostro corpo. E visto che il nostro corpo si sposta da 0 fino alla posizione x, questa lunghezza risulta essere pari a x. Quindi, portando fuori, ripeto, portando fuori la forza da integrale, abbiamo che l'integrale risulta essere pari a meno f per x, e questo sarà uguale alla variazione di energia cinetica. Ora noi vogliamo calcolare qual è la velocità v con 0 minima che la massa deve avere per riuscire a superare questo tratto lungo D sotto l'azione della forza di attrito e arrivare a contatto con l'estremità libera della nostra molla. Abbiamo capito cosa succede durante il moto, abbiamo capito che la forza di attrito sottrae energia, questa energia la sappiamo calcolare, in modulo questa sarà data dal prodotto della forza per la lunghezza del tratto percorso.
E sappiamo che questa energia sottratta andrà a discapito dell'energia cinetica, sarà energia che sarà tolta all'energia cinetica del corpo. Quindi, ragionando fisicamente, è chiaro che la condizione che dobbiamo imporre affinché la massa abbia un'energia cinetica tale da riuscire a superare questo tratto, lungo il quale perderà energia cinetica per colpa della forza di attrito, sarà la seguente. Dobbiamo chiedere che l'energia cinetica iniziale, che è questa, un mezzo mv con 0 quadro, debba essere maggiore o uguale al modulo dell'energia che la forza di attrito andrà a sottrarre durante questo tratto. Ora, l'energia sottratta dalla forza di attrito lungo un tratto lungo x è pari a meno f per x. Quando il tratto sarà lungo d, dovremo mettere al posto di x la d. Ma noi interessa il modulo di questa energia, quindi dobbiamo chiedere che l'energia cinetica iniziale sia più grande come valore, quindi in modulo, dell'energia sottratta dalla forza d'attrito lungo il tratto D, superato il quale si ha il contatto con la nostra molla. Risolvendo questa disequazione otteniamo la velocità minima, che sarà quella che rende il primo membro uguale al secondo membro. Dopodiché, se la velocità sarà maggiore di questo valore minimo, la massa arriverà a toccare la molla e riuscirà addirittura a iniziare a comprimerla. Quindi per noi sarà sufficiente risolvere l'equazione associata a questa disequazione scritta. Quindi un mezzo mv con 0 quadro uguale forza di attrito per d. Ora la forza di attrito la esprimo come coefficiente di attrito dinamico per forza che tiene premuta la cassa sulla superficie su cui scorre, quindi mg per d. Abbiamo quindi che intanto la m, la massa della cassa si semplifica e abbiamo che la condizione di velocità minima deve essere questa. La velocità minima al quadrato deve essere uguale a 2 volte mu g per d. E quindi, valutando la radice quadrata di entrambi i membri, avremo che la v con 0 min sarà uguale alla radice quadrata di 2 mu g per d. Ora, la condizione, questa, che ci ha permesso di trovare la velocità iniziale minima, è stata imposta ragionando fisicamente, ma avremmo potuto anche ottenerla con meno ragionamento, semplicemente applicando questa relazione, che altro non è che il teorema dell'energia cinetica. Perché noi vogliamo che la nostra cassa percorra uno spazio lungo d, e quindi il primo membro diventa meno f per d. Questo è il lavoro fatto dalla forza di attrito lungo il tratto lungo d, che porta la massa fino al contatto con la molla, uguale alla variazione dell'energia cinetica. Ma se io voglio trovare la velocità minima, vorrà dire che quando la massa va a toccare la molla, arriva al punto finale con velocità pari a zero. E quindi l'energia cinetica finale di questa relazione che stiamo utilizzando sarà zero. Quindi questo sarà uguale a il primo membro sarà uguale a zero meno l'energia cinetica iniziale, che è un mezzo mv con 0 minima, perché se abbiamo posto uguale a zero l'energia finale, vuol dire che questa è la velocità minima al quadrato. Ecco qui, questa relazione, andando a moltiplicare per meno 1 primo e secondo membro, diventa esattamente uguale a quella che abbiamo usato noi per risolvere il problema. Ora possiamo rispondere alla seconda domanda, che inizia qui. Nel caso in cui la velocità iniziale sia maggiore della velocità iniziale minima, dobbiamo determinare la velocità v con 1 con cui il blocco arriva a contatto con la molla. Siamo nel caso in cui appunto la velocità iniziale è maggiore della velocità minima, che garantiva al blocco di arrivare a contatto con la molla, ma fermo. Avremo quindi una certezza che il blocco, quando arriverà a contatto con la molla, dopo aver percorso il tratto lungo d, avrà una velocità residua che è v con 1. Il teorema dell'energia cinetica collega i parametri fisici del problema in questione con la velocità v con 1, perché noi possiamo scrivere che l'energia cinetica che la massa ha all'inizio, un mezzo mv con 0 quadro, meno l'energia sottratta dalla forza d'attrito lungo il tratto d, e quindi meno mu g
mg, forza d'attrito per tratto lungo d, per d, ebbene questa differenza ci darà il residuo di energia cinetica, un mezzo mv con 1 quadro. Risolvendo questa equazione rispetto a v con 1, possiamo calcolare l'espressione della velocità finale in funzione della forza d'attrito, della lunghezza del tratto percorso e dell'energia cinetica iniziale della nostra massa. Questa equazione scritta qui è esattamente il teorema dell'energia cinetica, perché se voi portate a primo membro l'energia, a secondo membro l'energia cinetica iniziale, avete che a primo membro avete il lavoro fatto dalla forza di attrito, a secondo membro la variazione di energia cinetica. Energia cinetica finale, un mezzo mv con 1 quadro meno un mezzo mv con 0 quadro, che è l'energia cinetica iniziale. Risolviamo questa equazione. Abbiamo che la massa si può semplificare in quanto fattore comune sia a primo membro che a secondo membro. Moltiplichiamo per 2 entrambi i membri e quello che resta è v con 0 quadro meno 2 mu g per la lunghezza del tratto pari a d uguale a v con 1 quadro. Estraendo quindi la radice, possiamo dire che v con 1 quadro, cioè scusate, che v con 1 sarà uguale alla radice di v con 0 quadro meno 2 mu g d. E così abbiamo risposto alla seconda domanda che ci chiedeva appunto di trovare la velocità residua in funzione della velocità iniziale che la massa ha. Procediamo quindi con la successiva domanda, la B, che ci chiede, dopo aver assunto che la velocità iniziale sia pari a 2 per la radice di g per d, di trovare la massima compressione delta x della molla durante il moto del corpo. Per rispondere a questa domanda possiamo utilizzare il principio di conservazione dell'energia, perché quello che capita quando la massa arriva con una certa velocità v con 1 a contatto con la molla inizialmente in condizione di riposo, quello che succede è un trasferimento dell'energia cinetica, un mezzo mv1 quadro della massa, in energia elastica di compressione della molla. Questo E se vogliamo sapere quale sarà la compressione massima, supponete che questa fosse la posizione della molla all'istante di primo contatto, la compressione massima sarà questa, delta x. Per conoscere la compressione massima possiamo chiedere che tutta l'energia cinetica della massa sia stata convertita in energia elastica, un mezzo kx quadro, delta x quadro, scusate, della molla. La condizione di uguaglianza tra l'energia cinetica iniziale e energia elastica della molla compressa di una quantità delta x è la condizione che ci assicura che la compressione sia stata massima. Quindi se noi scriviamo un mezzo mv1 quadro uguale un mezzo k per delta x quadro, possiamo trovare qual è la compressione massima della molla. Un mezzo si semplifica e abbiamo che delta x è uguale alla radice quadrata. Divido per k primo e secondo membro e mi viene mv a primo membro viene mv1 quadro diviso k, quindi qua abbiamo mv1 quadro diviso k. Questa è la compressione massima della molla. Per dare la risposta completa alla domanda B, dobbiamo andare a sostituire al posto di v con 1 l'espressione che abbiamo trovato prima, cioè questa espressione qui. Quindi quello che risulterà essere la risposta è questa, è questo. Avremmo m fratto k per v con 1 quadro che è v con 0 quadro meno 2 mu g per d.
Lavoravamo sotto ipotesi che V con 0 fosse uguale, andiamo a vedere cosa diceva il testo dell'esercizio, V con 0 fosse uguale a 2 per la radice di G per D, e quindi dobbiamo tenere conto anche di questo, V con 0 uguale a 2 per la radice di G per D. Qui abbiamo un V con 0 quadro, e quindi abbiamo al posto del V con 0 quadro scriveremo 4GD. GD. Poi ci dobbiamo ricordare che il mu valeva un mezzo, quindi qua abbiamo 2 per un mezzo che fa 1 meno GD. E da qui, operando questa somma algebrica, abbiamo la risposta alla domanda B. La domanda C ci chiede con quale velocità V2 il blocco si stacca definitivamente dalla molla. Allora, abbiamo il blocco che in questa condizione qui ha compresso la molla di una quantità delta x. Ora il blocco è fermo, non ha più energia cinetica, è soggetto all'azione della forza elastica della molla che riaccelererà la massa nella direzione da cui era arrivata. Non c'è attrito durante questo. L'abbiamo anche sottinteso nella trattazione della domanda numero B. Non c'è attrito, mentre la massa M si sposta lungo la guida della molla. E infatti le energie sottratte dall'attrito non sono state prese in considerazione. E neanche saranno prese in considerazione in questa fase di ritorno, in cui la molla si ritorna nella sua posizione di riposo e quindi rilancia la massa M nella direzione da cui era arrivata. Ora, tutta l'energia, quello che succede in questo secondo scenario è che tutta l'energia elastica della molla sarà convertita in energia cinetica finale. E quindi succede una restituzione che riporta questa energia, che riconverte questa energia elastica, che questa volta è iniziale, nell'energia cinetica finale, che sarà quindi per forza uguale di nuovo a un mezzo mv1 quadro. Non ci sono perdite di energia in questa fase di compressione e poi di decompressione della molla. Quello che cambierà sarà soltanto il verso della velocità. Per cui qui, facendo questa considerazione di nuovo sulla conservazione dell'energia, tenendo anche conto appunto che non ci sono attriti, possiamo giustificare tranquillamente questa risposta: v2 sarà uguale a meno V1. Ovviamente in una risposta, in uno scritto, magari qua quello che ho detto a parole andrebbe scritto. La domanda D ci chiede a quale distanza di primo dalla molla il corpo si ferma definitivamente. Noi sappiamo che la molla accelera verso all'indietro la massa m e le conferisce una velocità iniziale quando smette questa fase di accelerazione elastica, pari a v1 verso sinistra. Ci viene chiesto di trovare quale sarà la distanza percorsa dalla massa prima di essere fermata dall'azione della forza di attrito. Quindi dobbiamo sostanzialmente chiedere che l'energia sottratta dalla forza di attrito, che in modulo è F per d', sia uguale a tutta l'energia cinetica che il corpo aveva all'inizio durante questo suo percorso lungo di primo, un mezzo mv con 1 quadro. E quindi da qui ricaviamo che la distanza che percorrerà fino a quando si arresterà la massa sarà pari a d' uguale un mezzo mv con 1 quadro diviso la forza di attrito viscoso, che è mu mg. M si semplifica e quello che otteniamo quindi è un mezzo v con 1 quadro diviso mu g. L'ultima domanda, la E, ci chiede di trovare il lavoro totale compiuto dalla forza di attrito dall'istante iniziale fino a quello in cui il blocco si ferma definitivamente. Allora, qui abbiamo un viaggio di andata in cui il blocco parte con velocità iniziale v con 0,
percorre il tratto D, arriva a contatto con la molla con velocità V con 1. Questo è il viaggio di andata. E questo è il tratto lungo cui agisce la forza di attrito, un tratto lungo D. Ebbene, possiamo usare di nuovo il teorema dell'energia cinetica per trovare qual è il lavoro fatto dalla forza di attrito, che sarà uguale alla variazione di energia cinetica. Quindi energia cinetica finale, che è un mezzo m V con 1 quadro, all'andata la velocità finale V con 1, meno un mezzo m V con 0 quadro. E questo è il lavoro fatto dalla forza di attrito lungo il viaggio di andata. E poi ci sarà il viaggio di ritorno, in cui il viaggio la cui lunghezza è di primo, in cui la massa parte tornando all'indietro con una velocità in modulo pari a V1, verso sinistra, e arriva nella posizione finale con velocità pari a zero. Anche qui possiamo trovare il lavoro fatto dalla forza di attrito lungo il viaggio di ritorno. Questo è il viaggio di ritorno, usando il teorema dell'energia cinetica. Quindi questo lavoro sarà uguale alla variazione di energia cinetica, che essendo l'energia cinetica finale 0, sarà uguale a meno un mezzo energia cinetica finale 0 meno energia cinetica iniziale, quindi meno un mezzo m V con 1 quadro. La somma di questi due termini sarà il lavoro totale fatto dalla forza di attrito durante tutto il moto di questo corpo, da quando è partito con velocità V con 0 verso destra e poi si è fermato a D' metri dalla molla. Ok, quindi facendo questa somma vediamo che questi due termini si cancellano, e facendo quindi questa somma otteniamo che il lavoro fatto dalla forza di attrito è uguale a meno un mezzo m V con 0 quadro. Il meno ci dice che è un lavoro negativo, e infatti la forza ha un verso opposto rispetto allo spostamento del corpo, e questo quindi ci torna, e in modulo questo lavoro fatto è uguale a un mezzo m V con 0 quadro. Ora abbiamo fatto tutti i passaggi, tutti i calcoli, ma questo risultato lo potevamo capire anche senza fare alcuno sforzo, alcun calcolo, perché la forza di attrito quello che ha fatto è togliere tutta l'energia cinetica che aveva inizialmente il corpo. Nella fase di andata gliene ha tolto un pochettino, è avanzata un po' di velocità V con 1, che dava quindi un avanzo di energia cinetica, e poi questo avanzo di energia cinetica è stato ridotto a zero durante la fase di ritorno. Il lavoro netto della forza di attrito ha annullato tutta l'energia cinetica che il corpo aveva all'inizio. Potevamo quindi scrivere subito che il lavoro fatto dalla forza di attrito durante il moto totale del corpo era in modulo uguale a un mezzo m V con 0 quadro, così come abbiamo ottenuto facendo poi tutti i passaggi.